Buongiorno, oggi inizio già pronta e preparata, non vi ho colto in pigiama per vostra fortuna e sono anche leggermente truccata, non tantissimo, anzi vedete che occhiaie ho. Ho fatto soltanto le sopracciglia perché sto andando in un posticino. Vi avevo già avvertito in uno dei scorsi vlog che sarei andata a rifare le extension alle ciglia, le extension. Ogni volta dico extension, poi mi risento e dico ma che cacchio, quindi diciamolo bene. Sì, sono raffreddata. Non ci fate caso, cioè parlo soltanto col naso ed è una cosa che odio, però non riesco a farmelo passare. E oggi ho quest'outfit molto stylish, cioè mi piace tantissimo mettere le sciarpe colorate, visto che io quasi sempre mi vesto di nero. Allora vi faccio vedere, ho messo calzini argentati glitter con le Vans, questi pantaloni nuovi di ASOS che sono a vita alta, tutti fatti così bellini, cardigan, maglietta e poi questo appunto, questo sciarpone di H&M, l'ho comprato un qui tempo fa perché mi sembra faccia freddino fuori. E poi a proposito di pacchiato devo riportare questo in posta perché è un giacchetto che avevo comprato, però non mi va bene perché è troppo grande, non ci capisco più niente con queste misure, e quindi con il pacco reversa le posto lo potete riportare e poi vi rimborsano i soldi. Ultimamente sto alla ricerca di questo famigerato cappotto perché sono fissata che voglio un cappotto di quelli sartoriali, non so se siete presenti, con i bottoni sul lato, insomma, classici, no? E questo mi sembrava carino su ASOS, poi è arrivato ed è tutto largo, non lo so, è di New Look, mi pare. E infatti ieri mi sono messa a cercarne altri e oggi ne ho presi altri due, quindi sicuramente, visto che arrivano oggi, poi ve li faccio vedere. E dopo devo farvi vedere anche due cose di Shinside che mi sono arrivate e che mi piacciono molto. Tra l'altro su ASOS mi sono comprata la spedizione premium, perché comunque io compro tantissimo su ASOS, quindi era molto più comoda. Costa tipo 19 euro un anno di abbonamento e ci sta, visto che una spedizione premium, che sarebbe quella che ti arriva il giorno dopo che hai ordinato, in media per ogni ordine costa tipo 15 euro, quindi no, non conviene assolutamente. Io facevo sempre quella gratuita, però dovevo comunque aspettare 3-4 giorni lavorativi. Invece così mi arriva il giorno dopo, è molto più semplice, anche se poi voglio rimandare indietro le cose. Mi stavo scordando il telefono perché l'ho messo in carica. Ok, sono le 9:10. Io devo stare lì per le 10. Ho comunque tanto margine di tempo, ma non si sa mai che c'è traffico a quest'ora o cose, quindi mi avvio e noi ci vediamo direttamente dopo. Allora, io sono arrivata, però naturalmente è la prima volta che vado da questa altra ragazza. Sicuramente non vi riprenderò mentre me le fa e cose, perché io mi vergogno un sacco. Cioè c'è gente che lo riprende, io sinceramente non ci riesco, visto che non è né una mia amica né una che comunque già conosco, quindi capirete. Fortunatamente ho trovato parcheggio proprio qua vicino, quindi ottimo, e non ci ho messo neanche tantissimo in realtà. Io pensavo, che ne so, 9 di mattina c'è un traffico della Madonna, perché solitamente la Colombo è una strada molto trafficata, però in realtà non c'era praticamente nessuno. Adesso, visto che sono 20 minuti in anticipo, io sono praticamente quasi sempre in anticipo, già lo so prima di uscire di casa, però è sempre meglio, sapete, non si sa mai cosa può succedere, quindi starò qui, non so cosa farò, leggerò qualcosa sul telefono magari. Tra l'altro adesso vi faccio vedere come più o meno avevo in mente di fare le ciglia, perché non so chi di voi le ha mai fatte o comunque si sta un po' informando. Ci sono diversi stili, perché ci sta quello ciocca per ciocca, cioè ciocca per ciocca, non sono capelli, ciglia per ciglia, quindi uno per uno, insomma ci sono un sacco di stili, raga, vi giuro. Infatti la prima volta che le ho fatte in assoluto avevo fatto quelle una per una, però erano pochine, cioè infatti tempo una settimana, non dico se erano tolte tutte, ma quasi, quindi conviene sempre farne, cioè farvene mettere di più, che ok, appena fatte l'effetto, come vedrete anche dopo, sarà tipo bambolona, non lo so, però in realtà è molto molto più comodo farsene mettere di più, appunto perché poi ne cadono, cambiano le ciglia naturalmente, e almeno non state con i buchi, insomma è un po' più carino. Non mi prende il telefono, raga, quindi non posso farvi vedere quello che avevo in mente. Comunque vabbè, dopo vi farò vedere come le farò. Sono appena tornata a casa e vi faccio leggere l'orario. Sono le 13 o tutto 3, 13, 3, 3, 3, le 13 e mezza. Sto aprendo un po' le finestre perché stamattina sono andata via senza praticamente fare niente. Tiro fuori i pisellini
che ho cucinato ieri sera. Guardate che meraviglia. Mia nonna fortunatamente è passata e ha fatto la pasta, perché oggi a pranzo siamo solo io e mio padre. E vi faccio vedere il risultato. Allora, in realtà vi dico un attimo, ci siamo state un po' dietro, un bel po', tipo 3 ore. Io distesa su quel lettino non ce la facevo più. Però dovete sapere una cosa, allora io quando faccio le extension mi dicono sempre di farle più corte di quello che vorrei, perché ho delle ciglia molto sottili di base e quindi altrimenti non terrebbero. Vedo fa sto zoomone su sta faccia. Come vedete me le ha fatte molto sporgenti ed è una cosa che odio, perché trovo che mi faccia tipo l'occhio calato. Preferisco molto di più avere le ciglia lunghe. Queste sono... Non lo so, non è che non mi piacciono, non mi piacciono come avrei voluto, che mi piacessero, madonna, tutti questi discorsi complicati. Però vabbè, insomma, le ho fatte e le tengo. Non so se le andrò a rifare, questa è la cosa. Perché non so se voi seguite Nicole Kiss & Makeup, anche lei si fa le extension alle ciglia, le sue mi piacciono da morire. Cioè, sono proprio belle open, invece queste, mi devo togliere occhiali ogni volta, più che essere belle open come piacciono a me, tipo... A me piacerebbero più lunghe qua davanti e non più lunghe all'esterno. Allora, dalla mia Rella fantastica volevo farvi vedere appunto le cose che mi sono arrivate da Shein, le ultime due. Una è autunnale, perché è questa giacca, adesso la faccio vedere. Una è un vestitino un po' più estivo. Adesso li prendo. Allora, questa è la giacca, non fate caso ai vestiti dietro. Comunque è troppo carina, perché è tipo effetto scamosciato. Qui si vede anche l'etichettina. Io ormai prendo sempre un M e mi trovo benissimo su Shein. E poi mi piace tantissimo perché questo giacchettino spolverino è fatto a portafoglio, quindi ha questa parte qua che io adoro, e la cintura in V. È abbastanza lunghetto come potete vedere, ma lo adoro, cioè è favola questo. Naturalmente vi rimetto tutti i link qua sotto come sempre per Shinside. E poi raga, abbiamo questo che è un vestito tutto con i pua bianco e nero, anche questo ha la cintina in vita, e poi va giù che è una meraviglia, cioè guardate, è tutto lungo. Tra l'altro la parte, diciamo, da coprire, quindi sederino e cose varie, ha tipo un rivestimento, quindi questo non lo fa essere troppo trasparente, perché altrimenti il resto del, vedete, delle maniche ad esempio è un po' più trasparentino. Vi faccio vedere, vedete che comunque la mano si intravede. Vedete sotto ha tipo questa sottoveste nera. Questo non l'ho ancora provato, però lo amo anche solo così a vederlo, è favoloso. Allora, come vedete sono di nuovo in macchina, perché devo andare in posta a riportare, a rispedire il pacco che vi ho fatto vedere stamattina di ASOS. Sono appena stata in posta, adesso devo passare al supermercato a prendere due cose, poi penso basta, torno a casa. Spesetta fatta, adesso apro la macchina. Chwick. Ho appena fatto un casino, raga, che pizza. Ma perché? Vedete come sono sbadata? Cioè, ho incastrato le chiavi insieme alla busta. Cioè, oggi è proprio venerdì 13. Me ne sono accorta stamattina mentre stavo andando a farmi le ciglia. E ho sentito questa radio che fa: oggi è proprio venerdì 13. Oh, c'ha ragione. Voi non so se credete più a venerdì 17 o venerdì 13. Io più a venerdì 13. E infatti oggi è una giornata proprio no. Cioè, me ne sono successe tutte. Volevo farvi vedere cosa ho preso. Questi, che sono i miei crackerini preferiti. E li prendo sempre perché non riesco a mangiare il pane, quello a mollica, insomma, classico. Sì, però aspettate, perché io devo un attimo aprire il finestrino. Quindi questa è l'unica cosa che riesco a mangiare, mangio con tutto. Poi ho comprato questo. A volte li mangio per merenda. I choco mais sono tipo delle mini gallette col cioccolato sopra. Questo qui è cioccolato fondente, perché a me piace più il fondente che quello al latte. Vi dico anche i prezzi, visto che ci sto. I crackers, questi qua, vengono 1,15 euro. Le mini gallette vengono 1,59 euro. L'animaccia loro. Quindi per oggi ho fatto tutti i miei giretti e praticamente in posta mi hanno dato anche un foglio. Ricordatevi, se fate il pacco reverse di ASOS, che vi devono sempre dare questo foglio, perché altrimenti se mettete caso il pacco va perso o cose, voi comunque avete qualcosa che attesta che avete spedito indietro. Non costa niente, quindi ottimo. Questo adesso me lo metto da qualche parte, se non mi perdo pure questo. Tra l'altro rispondo a una domanda che so che mi chiederete in tantissime: dove ho preso solo
volante rosa perché me lo chiedete sempre. Questo è il mio volantino tanto bello. L'ho messo sia per proteggerlo, per non consumare il volante dell'auto, e sia appunto perché è rosa, gli dà un tocco un po' chic. E l'ho preso su AliExpress. Se riesco vi ritrovo il link, ve lo metto qua sotto nell'info box. Adesso appunto vado, torno a casa, sono le 3:11. Oggi della mia vita non so cosa farmene, cioè le cose che devo fare le ho fatte. Non posso neanche andare in palestra perché quando si fanno le ciglia, la colla per assestarsi bene non deve essere né bagnata né umida per 24 ore, e quindi in palestra poi dovrei farmi tipo la doccia, lì le docce sono tutte piene di vapore e quindi non va bene, neanche posso sudare, quindi cioè che pizza, non posso fare niente, quindi farò la cosa che preferisco, cioè iniziare una nuova serie TV, perché ieri sera la stavo per iniziare, sono le 11 di sera, se mi metto a iniziare la serie poi ci penso tutta la notte, è un casino, quindi meglio iniziarla il giorno dopo, che sarebbe oggi. Volevo iniziare Shannara perché ieri sera stavo vedendo un video di Violetta Rox che io adoro, cioè è uno dei miei canali preferiti su YouTube, che non c'entra neanche col beauty, quindi figuriamoci quanto l'adoro, è una super nerd, cioè poi adoro come monta i video, e appunto lei ha pubblicizzato questa nuova seconda stagione di Shannara e mi sono super incuriosita. L'avevo già sentito, anche perché io ho Sky sulla televisione e forse magari lo trovo anche, non lo so, dovrei vedere. Comunque l'avevo appunto sentito, però non mi sono mai appassionata più di tanto, quindi eccola là, Ilaria inizierà una nuova serie TV. Anche perché ieri, tra l'altro, ho finito le altre 10 puntate dell'ultima stagione di Teen Wolf. E raga, non potete capire quanto ci sono rimasta male. Vorrei tipo morire perché era una delle mie serie preferite. Stanno finendo tutte quelle che adoro, va bene. Ma sapete cosa sono rimasta ancora più scioccata? Adesso ci sto, ve la dico. Tyler, appunto l'attore principale di Teen Wolf, farà parte della quarta stagione di Jane the Virgin. E questa cosa mi rende un sacco felice, non vedo l'ora. Infatti quando l'ho visto nell'ultima puntata di Jane the Virgin ho fatto una cosa del genere, perché non me l'aspettavo, cioè è stato proprio what? E non è uno spoiler perché lui l'ha già scritto sulla sua pagina di Instagram, sono andata a controllare prima di dirvelo, quindi non colpa mia. Adesso davvero vado perché so tipo, non so, 10 minuti che parlo in macchina da sola, la gente mi avrà visto, avrà pensato questa è pazza. Tornata a casa mi ritrovo questo pacco che è il pacchetto di Zara. Allora vi spiego, questi giorni che comunque non so cosa fare perché la noia porta a spendere soldi, appunto ho fatto barra sto facendo shopping online, cioè vi giuro, non dico che compro una cosa al giorno, però questa cosa di aver acquistato appunto la spedizione premium per quanto riguarda ASOS mi sta ammazzando. Però questo è un pacchetto Zara. Su ASOS invece appunto avevo comprato questi pantaloni che vi ho fatto vedere, che mi sono messa stamattina, il cappotto l'ho rimandato indietro e oggi dovrebbero arrivarmene altri due, però adesso apriamo questo di Zara e lo apro qua nel vlog perché tanto so che vi interessa. Sempre. Queste qui ad esempio sono due, una borsa e, mi dispiace dirvelo, un paio di scarpe. In realtà ne ho comprati due di paia di scarpe, uccidetemi, uccidetemi. Allora, un paio non potevo lasciarmele sfuggire, che sono queste, perché su Zara le avevano rimesse per pochissime ore e per il rotto della cuffia ho trovato il 40. Quindi mi dispiace non aver tenuto parola a quello che ho detto, ma queste non potevo lasciarle. Idem con l'altro paio su cui state adesso poggiati e dopo li faccio vedere. Intanto iniziamo passo per passo, apriamo sto pacco. Ok, allora, prima cosa, come vedete è una borsetta. Questa qui veniva a 30 ed è troppo bellina. Stavo cercando una borsetta del genere, solo che c'era soltanto dorata, altrimenti l'avrei preferita argentata. Però mi piace un sacco, orate, borchette e perline. Davvero bellissima. Poi abbiamo l'oro. Allora, vi dico subito che non piaceranno a tutti. Io le amo, da quando le ho viste da Beatrice Valli mi sono innamorata. Fanno molto streghetta, quindi adesso che si avvicina Halloween sono perfette e sono troppo fighe. Cioè guardate, allora hanno questo tacco così, qui hanno tutte queste borchie e qui sono aperte, ma io adesso me le provo perché viste così fanno molto hocus pocus, a proposito che l'ho visto l'altro giorno. Yes, sono riuscita a calzarle, ma che fighe sono! Allora io adesso sono fermamente convinta che queste scarpe non piaceranno a nessuno, ma l'importante è che piacciono a me e a Beatrice Valli.
Queste sono le scarpe, come potete vedere. Cioè, le adoro, guardate. Allora, intanto vi faccio vedere l'altro paio di scarpe, se no sto pezzo di vlog dura troppo. Allora, vi faccio vedere, queste sono le scarpe e qui c'è un altro pacchettino. Queste scarpe le ho prese su People Shop. Anche queste molto probabilmente non piaceranno a praticamente nessuno e ve le ho anche già fatte vedere su Instagram. E sono queste. Platform ne abbiamo, io le adoro, raga, guardatele. E le ho pagate soltanto 30 euro queste, quindi dai, sono stata brava. Molto probabilmente non le userò mai, ma chi se ne frega. L'ultimo pacchettino è di Nabla. Leggiamo un po' Nabla. E mi hanno inviato la loro nuova palettina. Guardate che bella questa confezione. Io ancora non l'ho usata, neanche swatchata. Ed è appunto la Dreamy Eyeshadow Palette. Guardate che bello questo pack. La tirate fuori dal cartoncino, ok? Ed è così. Io che sono fissata con le costellazioni, cioè ho anche la mia costellazione del segno zodiacale tatuata. Non potevo che amare questa palette. Questi sono i colori e tutte le cialdine, e non vedo l'ora di provarla. E basta, questo è tutto per adesso con questo video haul. Sì, raga, che felicità! Sembra buio, ma in realtà è perché sono chiuse le finestre. Perché altrimenti c'era il riflesso sulla TV, non riuscivo a vederlo. Comunque, sono riuscita a trovare Shannara su Boxset di Sky e per fortuna, perché non sempre riesco a vedere le serie su Sky, quindi fortunatamente l'ho trovata. Sto scaricando tutta la prima stagione. Oggi chiuso ne di Shannara sperando che mi piaccia, perché poi può essere anche che non mi piace e in quel caso sarebbe un po' triste. Tra l'altro mi sono anche salvata l'ultima puntata del Trono di Spade della settima stagione, perché ogni tanto così me lo vado a rivedere, cioè pensiamo un attimo alla pazzia più totale. E si inizia, raga. The Shannara Chronicles, eccolo qui. Allora, si sono fatte le 8 meno un quarto. Tra un po' arriva anche la pizza. Cioè, arriva mio padre ad andare a prendere la pizza. Pizza Spectaculous. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. La mia è funghi, ma non si può prendere. Perché guardate un po', non la mangia nessuno. Anche per questo vlog siamo giunti alla fine. Sono tipo stanchissima. Vedete che ho ancora delle occhiaie pazzeschissime. E comunque alla fine mi sono scordata di dirvi che i pacchetti di ASOS non mi sono arrivati, perché io ieri li avevo ordinati dopo le 3 di pomeriggio, e se li ordini dopo le 3 di pomeriggio, avendo la spedizione in un giorno, non riescono a inviarteli se c'è sabato e domenica di mezzo. Logicamente non avevo riflettuto su questa cosa e quindi mi arriveranno lunedì. Magari più avanti ve li farò vedere. Quindi per questo è tutto. Spero vi abbia fatto piacere che io abbia bloccato questa giornata di, non dico sventure, però raga, sarà che sono superstiziosa, ma sto venerdì 13, no no no, infatti mo mi metto a letto e ciaone. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog, ciao!